per questa rapida ma cospicua conferenza stampa di presentazione del libro l'ultimo libro di Alfredo Mantovano, curato da Alfredo Mantovano, Eutanasia, le ragioni del no, il referendum, la legge, la sentenza, che è un libro che è appena uscito in concomitanza con l'inizio del dibattito in aula qui alla Camera sul testo della legge sul suicidio assistito. E io sono Antonio Palmieri, deputato di Forza Italia, ci alterneremo qui al microfono per esigenze di prudenza, dato la situazione in cui siamo, dal punto di vista sanitario, e dico subito la mia, e invito già la senatrice Rauti a prendere posto qui alla mia destra, così ci prepariamo. Il libro è un libro utile per tante ragioni, io ne indico due. La prima è che contribuisce a evitare la trappola dell'emotività. E la seconda ragione è perché offre uno sguardo di prospettiva. Consente di evitare la trappola dell'emotività perché normalmente di questi temi si parla sempre a partire da casi singoli rispetto ai quali naturalmente c'è totale vicinanza e comprensione umana. Ma si parte sempre da un caso singolo per forzare la mano emotivamente all'opinione pubblica, ai media e ai legislatori affinché decidano in una certa direzione, affinché si schierino in una unica direzione. Guardare in prospettiva perché qualsiasi legge che ha a che fare con la vita, con l'inizio della vita, col fine della vita, di per sé stesso implica e deve implicare una visione prospettica, cioè anche qui uscire dall'emotività, dalla trappola del presente, dallo fatto di stare schiacciati su quello che accade in quel momento, per valutare l'impatto culturale e nella società che avrà la norma che si chiede che sia approvata. Per questo motivo, e ho finito, consiglio la lettura del libro curato da Alfredo Mantovano, proprio perché a mio giudizio, appunto, ci aiuta a evitare questi due pericoli. Ci aiuta a evitare di essere schiacciati sul dibattito, per così dire, immanente qui e ora, e consente appunto di evitare la trappola dell'emotività e di assumere una visione prospettica delle conseguenze che un'eventuale approvazione della norma può avere nel nostro Paese. Io ho finito e darei subito, ringraziandola per essere con noi, è venuta dal lontano Senato della Repubblica, Isabella Rauti di Fratelli d'Italia. E Isabella, siamo qua con te. E poi avremo la collega Tateo della Lega. Ecco, intanto grazie per l'invito, grazie per questa iniziativa. Quanto mai di attualità in considerazione del fatto che il libro di Alfredo Mantovano esce in coincidenza con l'avvio alla Camera l'altro ieri, lunedì scorso, del dibattito in aula sul testo unico Bazoli. E anche di estrema attualità perché dopo quanto è accaduto in commissione su questo testo, chi ha seguito anche indirettamente i lavori saprà che il testo poi arrivato in aula è frutto di un lavorio fatto in commissione giustizia su molti nodi, non ultimo il nodo dell'obiezione di coscienza che il centrodestra ha voluto fortemente introdurre. Adesso è cominciato il dibattito in aula, ma va detto, e per questo il libro di Alfredo Mantovano, che ringrazio per i suoi contributi sempre puntuali e precisi e di livello scientifico al dibattito più generale sui temi etici, quindi non soltanto questo, ma anche su altri. Io seguo tutte le sue pubblicazioni e lo ringrazio perché veramente contribuisce al dibattito generale. Ecco, dicevo, è quanto mai di attualità perché
abbiamo assistito anche ad un'accelerazione di un percorso parallelo che è quello dei referendum, del referendum proposto dai radicali. Voglio essere molto diretta e sincera, siccome c'è un mondo che teme che l'iter parlamentare possa essere lungo e anche accidentato, taluni hanno addirittura fatto l'esempio della bocciatura avvenuta al Senato relativamente alla discussione degli articoli del DDL Zan, e allora assistiamo quasi a una competizione, da un lato l'iter parlamentare, dall'altro quello referendario che si vorrebbe accelerare, appunto perché taluni temono questi tempi e il rischio dell'aula. Devo precisare che il referendum parla di eutanasia legale e punta, mi correggerà poi Alfredo Mantovano se sbaglio, punta a abolire la norma che punisce l'omicidio del consenziente, quindi l'articolo 579 del codice penale. Io credo di, ho letto il libro di Alfredo Mantovano e mi condivido con lui una serie di perplessità, anche se questo libro ha un approccio, come dire, laico, nel senso che vuole essere scientifico nel rappresentare le parti in campo. Però è indubbio che sia nel testo, ma anche nel referendum, purtroppo noi dobbiamo notare aspetti capziosi, ovvero formulazioni nelle quali la definizione e la sostanza non sono coincidenti, e quindi questo rappresenta sempre per il legislatore, ma anche per chi vota al referendum, un alto rischio. Qual è il punto? Il punto è che il testo unificato tende ad ampliare molto e in modo quasi indefinito quelle maglie già ampie che sono state disegnate e definite dalla consulta. E soprattutto, e ci tengo a sottolinearlo, c'è un nodo di fondo, perché il testo unificato purtroppo ridimensiona, marginalizza le cure palliative, il che significa, tradotto in termini concreti di carne e sangue di persone, significa meno cure al malato e meno sostegno alle famiglie che appunto assistono il malato. Quindi le ragioni del no esposte da Alfredo Mantovano sono, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, tutte condivisibili. E noi faremo di questo libro, faremo, come dire, la nostra guida anche per declinare tutti i ragionamenti e per declinare anche le nostre posizioni e discussioni in aula. Vado a concludere perché devo aggiungere soltanto un paio di piccole riflessioni. Il testo unificato non alla Camera non parla di suicidio assistito, ma parla di morte volontaria medicalmente assistita. Ma noi sappiamo che si sta parlando, e quindi si vorrebbe introdurre, il suicidio assistito. Perché dico anche qui l'aspetto della capziosità? Perché sempre nel testo non si parla di patologie irreversibili, che erano quelle previste dalla consulta, ma si parla di condizioni cliniche irreversibili o di prognosi infausta. E poi l'aspetto più grave, che è quello appunto del ridimensionamento, marginalizzazione delle cure palliative. E voglio ricordare a questo proposito che la stessa consulta prima del fine vita prevedeva anche la terapia contro il dolore, e se vengono marginalizzate le cure palliative, che cosa succede? Non solo si, come dire, diventa quasi una condizione costrittiva, no? E quindi sembra che la morte diventi l'unica soluzione. Ecco, chiudo dicendo che noi saremo sempre contrari a tutte quelle derive di una subcultura dello scarto,
che non considera la vita umana per il suo valore e non la considera come dono, e saremo sempre contrari alle culture della morte. E soprattutto il fatto che dei giudici o altri organismi possano determinare il fine vita di una persona è un principio inaccettabile. E quindi cure palliative, sostegno dei malati e delle famiglie, terapia del dolore, ma non possiamo piegarci alla prevalenza della scorciatoia della cultura della morte. Grazie. Io ringrazio ancora la senatrice Rauti, invito la collega Tateo della Lega a unirsi a noi. Aggiungo, la senatrice ha posto, appunto, ha messo alcuni punti del testo approvato nelle commissioni riunite e adesso a discussione dell'Aula, alcuni punti, per così dire, all'ordine del giorno. Io ritorno su, e questo, questa prospettiva è pienamente all'interno di quella che ho indicato prima, cioè a dire uscire dalla trappola dell'emotività e guardare le cose con una visione di prospettiva. Il libro è utile in questo perché all'interno dei capitoli curati dai vari autori, che poi Alfredo Mantovano immagino vorrà ringraziare personalmente, che noi comunque ringraziamo, dicevo, il libro contiene visione di prospettiva, per cui un'analisi di cosa succede nei paesi in cui l'eutanasia è già legge da diversi anni, quasi 20 pensando ai Paesi Bassi. Un'uscita dalla trappola dell'emotività, perché prende in esame il testo base Bazzoli-Provenza, da cui abbiamo iniziato la discussione nelle commissioni riunite qui alla Camera, lo prende in esame articolo per articolo, nuovamente quindi atterrando sul testo e uscendo appunto da quella tensione che schiaccia sul presente e sull'emozione. Eccoci. Grazie. Sì, come hai detto, hai perfettamente ragione. Il problema è uscire, ovviamente essere critici ed essere realmente giuristi. Il libro di Alfredo Mantovano penso che sia un libro di grande supporto per i nostri lavori parlamentari, tenendo presente che è vero che abbiamo fatto un grande lavoro in commissione, siamo riusciti comunque a portare avanti un testo che comunque non ci soddisfa. Noi come Lega presenteremo diversi emendamenti anche in aula, proprio perché vogliamo migliorarlo, perché noi riteniamo che è fondamentale ed essenziale salvaguardare il diritto alla vita. Il diritto alla vita, quindi anche come diceva la mia collega, utilizzare di più le cure palliative, dare sostegno alle famiglie e quindi accompagnarle verso un percorso. È ovvio che noi come Lega e come centrodestra ci siamo battuti in commissione anche per avere un nostro relatore. E questa è una cosa importante da denunciare, perché il centrodestra non ha avuto un relatore per questa proposta di legge. Abbiamo avuto il relatore del PD che è Bazzoli e un relatore del Movimento 5 Stelle, che hanno entrambi i partiti politici una visione completamente differente da quella che avevamo noi. Quindi sarebbe stato opportuno già all'epoca, quando i presidenti hanno deciso a chi affidare le proposte di legge, affidarle anche ad un rappresentante del centrodestra. E questa cosa è mancata. È mancata ed è già da lì che il dialogo per arrivare comunque ad una proposta di legge che potesse uniformare il pensiero di questo Parlamento comunque non c'è stato. Per cui noi cercheremo anche in aula, ma anche al Senato poi successivamente, di lavorarci proprio per evitare che realmente ci sia un'eutanasia, che ci sia un suicidio assistito. Noi non vogliamo assolutamente questo come Lega. Grazie. Grazie, grazie alla collega Tateo della Lega. Invito la collega Bologna di Coraggio Italia sempre a raggiungerci al tavolo. Avete sentito appunto ancora un'aggiunta di un di più di ragioni. Il testo è utile anche perché nel capitolo conclusivo
aiuta nuovamente in una visione prospettica a posizionare questa contrarietà a ogni forma di eutanasia e suicidio assistito a cui faceva riferimento il collega Tateo, a mettere questa contrarietà anche qui in una visione che dia sostanza, ragionevolezza e argomentazioni a coloro i quali non vogliono cedere alla cultura dello scarto che è stata evocata questa mattina e che pensano che sia da eliminare la sofferenza e non coloro che soffrono. Fabio Bologna. Grazie. Il libro appunto di Alfredo Mantovano sicuramente l'ho letto con molto interesse e in qualche modo segue proprio il lavoro che noi abbiamo cercato di fare alla Camera per cercare di migliorare il testo e ci dà ancora nuovi spunti per continuare a lavorarci. Noi naturalmente, e io in particolare con il doppio cappello di parlamentare e medico neurologo che mi sono occupata per tanti anni di casi gravi e gravissimi e quindi naturalmente ho affrontato il tema un pochino da vicino come professionista ma anche come relazione medico-paziente e con la famiglia, posso dire che davvero sostenere oggi il valore della vita è necessario per proteggere chi, versando proprio in una condizione di debolezza fisica, psicologica, ma anche sociale ed economica, potrebbe convincersi o essere convinto da terzi che la sua vita possa perdere valore. E proprio con questa consapevolezza noi abbiamo affrontato, diciamo, la revisione in qualche modo di questo testo. E credo che siamo riusciti anche a sottolineare proprio l'aspetto sociale ed economico laddove il medico dovrà attentamente riportare questi aspetti che dovranno essere valutati poi nell'ambito naturalmente dell'approvazione di un'eventuale scelta. E poi naturalmente, come hanno detto anche le colleghe, sul discorso delle cure palliative e della legge 38. Anche il dottor Mantovano, giustamente a pagina 15 del suo libro, dice proprio che quello che noi abbiamo ribadito più volte, che proprio la legge 38 non è stata ancora applicata. E le cure palliative non solo soltanto delle cure diciamo aleatorie, terapia del dolore semplicemente, ma è proprio un approccio sistemico, un accoglimento della famiglia, delle problematiche del paziente con la riabilitazione, con l'approccio psicologico e quindi è chiaro che risponde proprio a tutta una serie di sofferenze che sono collegate alla malattia del paziente. E un altro aspetto per il quale non abbiamo potuto naturalmente sostenere il testo finale di questa legge è che naturalmente il perimetro non è stato ben delineato sia nella terminologia ma anche nella possibilità di accedere naturalmente alla morte volontaria medicalmente assistita e quindi il termine condizione clinica irreversibile per noi è irricevibile e quindi naturalmente ci sono ancora tanti aspetti da approfondire che lo faremo naturalmente in aula a questo punto con nuovi emendamenti. Abbiamo cercato di farlo in commissione ma siamo arrivati fino qua, credo che sia un percorso importante, però sono sicura che quello che dobbiamo fare da ora in poi, come stiamo facendo anche oggi, grazie anche a questo libro del dottor Mantovano, è proprio cercare di dare ai cittadini un'informazione corretta su quello che è il nostro percorso alla Camera, quello che poi sarà al Senato e sulle differenze anche con il referendum, perché ricordiamoci sempre che il referendum, al di là di un, chiamiamolo, slogan accattivante, vuole naturalmente mettere in campo un omicidio del consenziente, che se vogliamo nulla a che fare con la vera e propria eutanasia e quindi va addirittura al di là di quello. E diciamo come paese non possiamo permettere che questa cosa accada, però se vogliamo non permetterla dobbiamo spiegare bene ai cittadini il significato di quello che hanno firmato e credo che questo spetti anche ai parlamentari come rappresentanti dei cittadini. Grazie. Io ringrazio anch'io Fabiola Bologna, inviterei a questo punto Alfredo Mantovano e anche Angelo Salvi che è un altro degli autore del libro a raggiungermi, uno a destra e uno a sinistra, naturalmente la collocazione non è politica ma puramente logistica. I colleghi so che dobbiamo andare a votare, quindi ringrazio tutti per la presenza e per aver partecipato a questo nostro momento e chiederei ad Angelo Salvi di ragionare, ahimè nella brevità del tempo che abbiamo a disposizione, appunto sul suo contributo al libro.
Sì, innanzitutto grazie all'onorevole Palmieri per aver organizzato questa presentazione, questa conferenza stampa, che è un modo chiaramente assolutamente importante per portare all'attenzione dell'Aula e del Parlamento tutto questo lavoro che noi abbiamo svolto in coscienza per dare un contributo al dibattito che altrimenti rischiava di appiattirsi su posizioni che noi riteniamo lontane da una prospettiva di tutela del diritto alla vita. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole, allora il mio contributo si è concentrato sul tema dei caregiver. La scelta di fine vita, la scelta eutanasica non nasce dal nulla, ma è contestualizzata, deve essere contestualizzata nell'ambito di una situazione appunto familiare e più in generale di vita quotidiana della persona che si trova in una condizione chiaramente di fragilità e di precarietà, per cui è chiaro che avere accanto una sola persona, avere accanto 10 persone che possono invece sostenere appunto il bisognoso, oppure non avere nessuno e inserire il caregiver in un contesto di sostegno e quindi di supporto appunto abbandonarlo a se stesso incide e può incidere, non è indifferente alla persona appunto alla persona bisognosa, nel senso che a volte la scelta eutanasica può essere determinata anche da ragioni d'altruismo, perché vedere i propri familiari lentamente esaurirsi proprio per assolvere a quei compiti di sostegno e di cura che appunto gli stessi autonomamente assumono e che però comunque pesano appunto sui medesimi, in qualche modo può appunto indurre la persona bisognosa ad una scelta che è una scelta radicale e che però è dettata non dalla preferenza per la morte, ma piuttosto proprio in un'ottica di liberazione dei propri cari dal peso che lo stesso si rende conto di essere andato a costituire nel corso del tempo, nel corso in quel percorso che ha portato chiaramente ad una situazione, ad una condizione che ormai è comunque di sofferenza di bisogno avanzato, insomma. Ecco, in questo contesto noi abbiamo cercato di evidenziare come l'urgenza sia quindi quella di arrivare ad una legge quadro, insomma, in tema di caregiver, che riconosca un sostegno che non è soltanto un sostegno così generico, ma anzitutto che individui in maniera ben specifica questa figura, la valorizzi anche dal punto di vista economico, nel senso che purtroppo noi sappiamo che le situazioni di infermità, le situazioni di bisogno sono una delle cause principali di impoverimento delle famiglie italiane, per cui noi dobbiamo in qualche modo uno Stato che veramente voglia valorizzare la vita, così come il diritto alla vita, così come è tracciato in Costituzione, dovrebbe in qualche modo andare appunto a valorizzare questo aspetto, appunto sostenendo e supportando in maniera concreta ed incisiva le persone che si prendono cura dei propri cari, in un'ottica che non è un'ottica fine a se stessa, ma è un'ottica che appunto è tesa a dare un concreto supporto anche nell'ottica di quelle che sono state più volte citate dalla senatrice Raudi e dalle onorevoli che sono intervenute, le cure palliative, che ovviamente poi si implicano il coinvolgimento di un contesto di persone che sono appunto vicine alla persona sofferente e che in qualche modo ne condizionano la vita di tutti i giorni. Quindi un po' abbiamo cercato di contestualizzare
oltre diciamo, all'analisi specifica delle singole leggi, abbiamo cercato del disegno di legge, abbiamo cercato di inserire diciamo, tutto il discorso in questo contesto più generale che, nell'ambito del quale abbiamo individuato la figura del caregiver come l'altra faccia della medaglia che appunto è costituita dalle cure palliative, che sono appunto quei due tasselli che sono indispensabili per effettivamente poi dare un senso a tutto il nostro discorso, insomma. Ringrazio Angelo Salvi, appunto come continuo a ripetere dall'inizio del nostro incontro, quindi uscire dalla trappola emotiva esaminando i testi effettivamente in discussione e dare una visione di prospettiva, in questo caso l'angolo di prospettiva inquadra appunto la figura del caregiver, così come altre sono le figure e le vicende sociali e culturali inquadrate dal libro, di cui ci parlerà finalmente il curatore Alfredo Mantovano. Io devo solo dire grazie all'onorevole Palmieri per la cortesia nell'organizzare questo momento di presentazione, a tutti i parlamentari, la senatrice Rauti, l'onorevole Bologna, l'onorevole Tateo e gli altri parlamentari presenti. Questo è un lavoro che ha svolto nel suo insieme il Centro Studi Livatino, un po' sul modello di altri interventi che ci sono stati nei mesi scorsi sul DDL Zan, sulla stessa figura di Rosario Livatino e sulla riforma della magistratura. Ma lo sforzo in questo caso, come già è stato ricordato, è di non esserci limitati al rilievo critico delle norme, che pure c'è con un esame dettagliato articolo per articolo del testo unificato, ma di provare a dare qualche indicazione in positivo. Perché se la dialettica su questo tema è tra Mario, come è stato indicato, questo grave disabile marchigiano, e chi vi sta parlando in questo momento, non c'è storia. Lo sforzo deve essere quello, insieme all'indicazione della prospettiva e degli esiti di una deriva eutanasica, anche quello di capire che cosa si può fare nei confronti di persone che si trovano in gravi difficoltà, come è stato appena indicato. Per cui vi è uno sguardo di diritto comparato che indica che cosa è successo in altri paesi e vi è più di una riflessione sull'affiancamento sia in termini di formalizzazione, quindi di sostegno finanziario, sia in termini di aiuto in generale. Quello che sconcerta guardando questo mix tra referendum e testo in discussione è che la competizione sembra esserci in direzione della morte e non invece dell'aiuto a chi è in difficoltà. E da un certo punto di vista, in una logica puramente materiale, è anche comprensibile, l'aveva previsto in un libretto dedicato all'eutanasia 15 anni fa, il più grande oncologo francese, il pioniere dell'oncologia in Francia, Lucien Israel, un non credente, un francese di famiglia ebraica, il quale però faceva una considerazione molto amara. Siamo in un contesto in cui ormai le generazioni sono quattro e l'ultima vede con molta preoccupazione l'avanzare nell'età della prima, che si traduce in spese che sono sottratte alla propria vita, al proprio sviluppo. Questa dell'eutanasia è una soluzione tutto sommato facile, a buon mercato, economica, però alla fine basta chiamare le cose col loro nome. Oggi l'Ufficio Centrale del Referendum della Cassazione ha stabilito, perché questo rientra anche nei propri compiti, nella verifica del quesito referendario, che l'oggetto del referendum che i promotori hanno definito di eutanasia legale sarà invece abrogazione della norma sull'omicidio del consenziente. E sarebbe anche opportuno che il testo cosiddetto Bazzoli venga definito testo dell'eutanasia e non morte volontaria medicalmente assistita, che richiama la procreazione medicalmente assistita nella fase conclusiva dell'esistenza, ma non per la vita in questo caso, bensì per la morte. Un linguaggio di verità ha accompagnato lo sforzo di queste riflessioni e mi auguro che accompagni il seguito dei lavori parlamentari.
Anch'io allora ringrazio Alfredo Mantovano, ringrazio Angelo Salvi e tramite loro anche tutti gli autori dei vari capitoli di questo libro. Ne ripeto il titolo e ne mostro la copertina. Avete Eutanasia, le ragioni del no, il referendum, la legge, le sentenze. E così, con l'auspicio che appunto, che come diceva Mantovano, lo strumento sia compreso e utilizzato da chi si oppone alle norme che sono in questo momento in cammino nel Parlamento, e vedremo se poi ci sarà il referendum veramente, ma anche se è preso in considerazione da chi sta sul fronte opposto, perché è un contributo, come dicevo all'inizio e come continuerò a ripetere, di ragionevolezza che ci spinge a uscire appunto dalla trappola emotiva e ad approfondire le ragioni del contenuto della visione di società e di essere umano che vogliamo per la nostra Italia da qui ai prossimi decenni. Grazie e una buona giornata a tutti, e si corre in aula. Grazie.